Ben trovati nella sezione grappe e liquori di My Personal Trainer TV. Ebbene sì, perché in cucina, in poche semplici mosse, si possono preparare deliziosi e amari liquori, grappe e digestivi aromatici. Devo essere sincera, io non sono una gran bevitrice di superalcolici, però come ben sapete mi affascina tutto ciò che riguarda la cucina. Dunque di tanto in tanto mi diletto anche nel preparare dei particolarissimi elisir alcolici. Per questo oggi vi suggerisco la prima preparazione del liquore al caffè. Vediamo quali sono gli ingredienti. 225 ml di acqua, 100 ml di alcol puro, 2 bustine di vanillina, poi ancora 2 cucchiai abbondanti di caffè solubile, circa 7-8 grammi, e 200 g di zucchero semolato. Vediamo come si prepara allora questo liquore al caffè. Molto semplice. Mettiamo sul fuoco un pentolino e l'acqua. Vi ricordo 225 ml. Aspettiamo ora un paio di minuti fino a quando l'acqua avrà preso il bollore. Ora che l'acqua bolle, andiamo a solubilizzare il caffè nell'acqua. Quindi abbassiamo un po' la fiamma perché è un po' eccessiva e andiamo a versare il caffè solubile. Ora mescoliamo per ben bene e una volta che si è sciolto andiamo ad aggiungere lo zucchero. Aspettiamo un pochino, mescoliamo intanto noi. Ora possiamo aggiungere lo zucchero perché il caffè si è già sciolto. 200 g di zucchero semolato. Questa è una dose minima, potete raddoppiarla o triplicarla se vi piace offrirlo magari ai genitori, ai parenti, agli amici, a chi volete. Ecco, ora sciogliamo bene lo zucchero. Una volta sciolto andiamo ad aggiungere la vanillina, che serve dunque per aromatizzare il tutto, no? Per dare un tocco un po' più delicato al caffè. Ok, ora togliamo dal fuoco, continuiamo pure a mescolare, tanto lo zucchero si scioglie in pochissimo tempo. Aggiungiamo la vanillina per un profumino squisito. Ora il liquore è praticamente pronto, dobbiamo solo andare ad aggiungere l'alcol. Solo che prima di aggiungere l'alcol dobbiamo aspettare che il nostro liquido si raffreddi, perché altrimenti l'alcol evaporerebbe subito. Quindi aspettiamo un po', circa mezz'oretta, fin tanto che il liquido si raffredda completamente. Ecco qui, ora il nostro liquido si è raffreddato e possiamo andare ad aggiungere l'alcol. L'ho quindi travasato in una bella caraffa, aggiungiamo l'alcol, 100 ml, e mescoliamo. Mescoliamo per ben bene. Il liquore ora è completamente pronto. Molto bene, ci diamo una bella mescolatina in modo da amalgamare per bene tutti gli ingredienti. E ora non ci resta che travasare. Quindi in una bella bottiglietta mettiamo, aiutiamoci quindi con l'imbuto e versiamo. Versiamo. Ecco qua. Un altro pochino. Ok, ottimo. E ci mettiamo il tappo. Una bottiglietta è pronta. Ora prendiamo un'altra bottiglietta di vetro scuro e riempiamo anche questa. Sapete, io vi consiglio sempre di utilizzare delle bottigliette in vetro scuro, perché tutti gli estratti vegetali, quindi compreso il caffè, si conservano al meglio se li tenete dentro una bottiglietta di vetro scuro. In alternativa, se avete solamente le classiche bottigliette di vetro, potete comunque avvolgere la bottiglietta con un foglio di carta alluminio, carta stagnola, per preservarne quindi al meglio le proprietà. Vedrete, sarà un successo, offritelo ai vostri ospiti, ghiacciato, mi raccomando, dopo un buon caffè. Vi aspetto numerosi per le mie prossime video ricette.